holding on to you. Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 25 con la carriera di allenatore con il Barcellona B su FIFA 18. In questo episodio giocheremo tantissime partite perché abbiamo un blocco veramente complicato. Tante partite attaccate, tra cui il big match contro l'Atletico Madrid e il big match contro il Paris Saint-Germain. L'unico modo per poter affrontare queste partite è affidarci al nostro giocatore migliore, al giocatore più forte che abbia mai vestito la maglia del Barcellona. Sto parlando dell'attaccante indiano di 61. Finalmente lo proveremo e vedremo un po' di che cosa è capace di fare. La partita che abbiamo dopo è una partita fondamentale e quindi ho sistemato la formazione e ho scelto questi 11 qui. Ci sarà subito l'esordio dell'attaccante indiano. Confermiamo tutto e andiamo subito a giocare. 19 ottobre 2019, non possiamo sbagliare, mettiamo le divise in modo che non si confondano e miei signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo, le squadre sono già in campo e inizia adesso Getafe Barcellona B. Cos'è che c'è scritto su di lui? Yeye. Sul serio? Yeye, dobbiamo chiamarlo Yeye. Iturbe diventa Bonaferro, l'indiano che appoggia per Marcello, incredibile! Al primo pallone toccato l'indiano fa l'assist per Marcello. Non ci credo, vieni qua, fatti abbracciare. Mamma mia, 1-0 dopo 8 minuti. Guardate con che tocco, con che delicatezza l'indiano ha appoggiato per Marcello e palla dentro. Vai Beck, appoggia per Marcello, si sta facendo vedere l'indiano. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ragazzi, non ci credo. Chi abbiamo scoperto? Ha toccato due palloni ha toccato. Assist di Marcello che ricambia il favore e l'indiano batte il portiere. Mamma mia ragazzi, che giocatore. Ancora noi comunque, con Marcello che appoggia per Baebek, il tocco per Marcello, dentro per l'indiano. No vabbè ragazzi, non ci posso credere, non ci posso credere. Cosa stiamo vedendo? Non ci credo. Doppietta dell'indiano in 23 minuti. Cucureia per l'indiano che appoggia ancora per Marcello che di tacco allarga per Baebek che la mette dentro per Renato Sanchez. 4-0 ragazzi, ma questo Getafe è sceso in campo oppure no? Primo gol anche per Renato Sanchez e 4-0. Getafe inizia a giocare perché io non mi fermo, te lo dico. Alvaro, prima occasione per loro, stiamo attenti, di tacco, bella questa e palla fuori di poco, bella azione, si sono svegliati forse. Ancora loro, hanno iniziato veramente a giocare, occhio, parata di Svilar che esce nel momento giusto. Vai Beck, diventa buona per l'indiano, Marcello guarda i turbe, è perfetta, i turbe, la frenata, pallone dentro per l'indiano, non ci credo, no, non puoi parlarmela questa, dai. Sfiorata la tripletta con l'indiano. Contropiede, stiamo attenti di là, attenti di là, ho sbagliato tutto, è rigore, rigore, mamma mia. Dai, non l'ho preso apposta, ragazzi, non l'ho preso apposta, ma poi ha saltato anche. Per favore, Svilar, fai il miracolo, fai il miracolo, ma perché? Questo è il secondo che subisco così. Se indovino l'angolo, perché non la prende? Cioè, che cosa posso fare io in più di questo? Poi dipende dal portiere una volta che scelgo l'angolo. Ancora loro, oh, mamma mia! Ragazzi, ma che gol ha fatto? 4-2. Fortunatamente abbiamo ancora due gol di scarto, ma ha fatto un gol incredibile. Cucureia, appoggia per l'indiano che si gira benissimo. E il tiro purtroppo è quello che è. È solo un 61, per segnare dobbiamo farlo arrivare davanti alla porta. Calcio d'angolo per loro, con 2 minuti di recupero, pallone dentro, occhio, 1000 deviazioni, Cuenca non si sta capendo niente e l'arbitro fischia la fine della partita. Va bene così, peccato per i due gol subiti, però siamo stati bravissimi a farne 4. Voglio vedere le pagelle perché il migliore in campo è l'indiano. 9.6 per lui, 10 tiri a 8 e andiamo avanti. Facciamo come sempre i nostri allenamenti con Vitinho che se ne prende ben 3 e avanziamo perché adesso abbiamo una partita fondamentale contro l'Anderlecht che si trova in testa al girone. José mi ha chiesto di giocare, non ti preoccupare José, skippiamo e facciamo giocare
giocare la squadra dei titolari, con José a sinistra, Inglese punta centrale e Marcello a destra. La classifica è questa qui, ve l'ho fatta vedere prima, 4-3-2-1. Siamo all'ultimo posto e questa partita è fondamentale, perché se non vinciamo questa, mettiamo un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Questa è la squadra che ho scelto e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo e inizia adesso Barcellona v Anderlecht. Alegna diventa Bonaperro, Cucurella che appoggia per Inglese, 1-2, Cucurella bellissimo con il mancino, non sbaglia, gol di Cucurella dopo 5 minuti. Oggi siamo in forma, me la sono gufata per tutto il video, ma lo dico ancora, oggi siamo in forma. José diventa Bonaperro, Inglese, di tacco per Vitigno che ci prova dalla distanza, traversa piena, e ancora Bonaperro, Renato Sanchez ancora dalla distanza, doppia traversa, Inglese, e vabbè ragazzi, è uno scherzo, due tiri da fuori e due traverse, l'ultima di Renato Sanchez e poi il fuorigioco di Inglese. Attaccano loro adesso con Seba, eccolo qui, appoggia dentro e palla nel 7, 1-1, doppia traversa, contropiede, gol. Bene, ancora noi però, ancora noi, José, non ci arrendiamo, Vitigno messo giù, niente, niente, Renato Sanchez la recupera però. Alegna quindi, appoggia per Vitigno che fa correre, Inglese ci prova con il mancino ribattuto e poi allontanano via, faccio dei cambi, facendo una pazzia, fuori Buber, dentro l'indiano. Dopo una doppietta non possiamo non dargli un'altra possibilità. Vitigno diventa buona per José, dove sono gli esterni? Sono spariti, José deve temporeggiare, arrivano adesso, il tocco per l'indiano che appoggia stavolta per Marcello, il tocco, Marcello dentro, per... no, chi è che non ha tirato lì? A porta vuota, non ci credo, Marcello per Costa, su 1-2, Marcello mettila dentro, che brutto, che brutto. Due di recupero, arbitro fammela fare per favore arbitro, 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 no, fischia la fine. Pareggiamo 1-1 subendo un tiro in porta, 1, 8 tiri a 2 anzi, ne hanno fatti 2, 8.8 per Cucurella e andiamo avanti. L'Inter perde e la Juventus perde, anche le italiane stanno facendo fatica. In campionato invece stiamo risalendo, siamo al 5° posto in classifica e adesso abbiamo la partita contro il Valencia. Siamo in casa e potrei far giocare di nuovo i titolari, perché questa partita la voglio vincere. Dopo c'è la partita di coppa e lì possiamo fare turnover pesante. Qui invece, avendo i titolari al 100%, possiamo metterli in campo. Maglietta bianca per loro, così al 100% non ci confondiamo. Questa qui è la squadra che ho scelto e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, giornata numero 9, siamo al Camp Nou 2 e dobbiamo riscattare il pareggio di prima. E inizia adesso Barcellona v Valencia. Cucurella, appoggia per José, il tocco dentro per Inglese che si gira benissimo e palla fuori di poco. Ma ci siamo ancora noi, stiamo iniziando a spingere. Vitigno per Alegna, guarda Vitigno, guarda Vitigno, è perfetta Vitigno con il mancino netto e poi José traversa e poi dentro, colpisce José. Stavamo spingendo molto in questi ultimi minuti, esultanza molto contenuta di José, e sblocchiamo questa partita con il suo secondo gol in Liga. Castro però, stiamo attenti al contropiede, Cucurella, Dragowski, attenzione con quei piedi Dragowski, 1-2, no! Ma perché regaliamo questi gol? Perché? La devo spazzare io. Quando il pallone è così, la devo spazzare. Invece voglio sempre uscire con i passaggini, sempre. Spingono ancora loro, Concervi, stiamo attenti, Renato Sanchez, ok. Come al solito esco con i passaggi. Vedi, io cerco sempre di uscire in questo modo, con il gioco. Qualche volta mi viene bene, qualche volta invece la perdiamo. Ho messo David Villa comunque, eccolo qui. Primo pallone per lui, si gira alla grande, aspetta qualcuno che si fa vedere. Alegna con il mancino ribattuto, arriva Renato Sanchez e palla fuori. Alegna, ancora noi, Vitigno appoggia per José, José per favore, hai fatto tanti gol così, e la parata del portiere forse, o l'ha toccata il difensore da dietro, non lo so, fatto sta che calcio d'angolo, occhio qui, sembrerebbe buona per nessuno però. Vitigno diventa buona per José, il tocco per David Villa che rallenta e poi fa correre José, per favore José, per favore, con il mancino netto e poi la rovesciata a vuoto, la rovesciata a vuoto, mamma mia, occhio però, la regalano, la regalano. Marcello per Vitigno che appoggia per Costas che sbaglia tutto. Ma ci siamo ancora noi, finale di partita incredibile, Buber, sono su attacco totale, Marcello non ci arriva. Due di recupero come al solito, Renato Sanchez, ultima azione della partita, Vitigno per Buber, sono su attacco totale, David Villa, qualcuno che si faccia vedere, il tocco per Vitigno che con il destro non sbaglia, 2-1 Vitigno.
all'ultimo secondo, passaggio indovinato di David Villa, cambio azzeccato e 2-1 difesa ad oltranza. 2-1 meritatissimo, arbitro puoi fischiare, grazie. Questa può essere la svolta, ragazzi, questa può essere la partita della svolta. Seconda vittoria consecutiva in campionato, voglio guardare i tiri, 9 tiri a 3, 8.9 per Vitigno e andiamo avanti. Facciamo come sempre i nostri consueti allenamenti settimanali con Alegna che fa un passettino avanti e Vitigno è fermo così da tanto tempo. Eppure gli sto facendo fare 3 allenamenti, però non vuole aumentare. Partita contro l'Oviedo, facciamo giocare la squadra delle riserve che è questa qui con Marcello che riposa. Chi posso mettere trequartista? David Villa, proviamo così con Villa trequartista e Ruiz prima punta. Già che ci siamo metto anche Busquets. Andiamo a simulare questa partita, partita molto semplice contro l'Oviedo e anche la coppa, e preferisco lasciarla ai miei giocatori, al mio vice anzi. Pareggiamo 1-1, ok, ci sarà probabilmente il ritorno penso, non lo so. Fatto sta che preferisco giocare con voi la partita contro l'Atletico Madrid. Ci troviamo però in una bruttissima situazione perché adesso abbiamo l'Atletico, ma dopo c'è il Paris Saint Germain e con il pareggio di prima noi siamo costretti a battere il Paris Saint Germain. Quindi cosa faccio? Non lo so. Questa qui è la formazione dei titolari. Provo a giocare in questo modo, magari facendo riposare solo Vitigno e a destra mettiamo i turbe? Non lo so. Proviamo a fare un po' di turnover, giusto un po'. Faccio riposare anche Alegna, al suo posto Busquets. Me la vado a giocare in questo modo, due cambi, pensando anche alla partita contro il Paris Saint Germain di dopo. Andiamo a giocare quindi, partita contro l'Atletico Madrid, non possiamo sbagliare perché dobbiamo rimontare le posizioni in campionato. La classifica ve la faccio vedere dopo. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, siamo qui nello stadio dell'Atletico Madrid e inizia adesso Atletico Madrid Barcellona B. L'anno scorso abbiamo pareggiato 2-2 in questo campo se non sbaglio. Younes e Darmian nell'Atletico Madrid, attenzione, pallone dentro per Tomas che appoggia per Hector e 1-0 per l'Atletico dopo 5 minuti. Sono forti, purtroppo sono forti. Tocca a noi adesso con Inglese che cerca di difenderla. Inglese, il tocco dentro, perfetto per Marcello che se la mette sul mancino, può provarci. Gol incredibile ragazzi di Marcello, il giocatore più forte che abbiamo, 89 per lui, e segna un gol straordinario. Settimo gol in Liga, non so a che partita di campionato stiamo. Fatto sta che Marcello sta segnando tantissimo. Busquets diventa buona per Marcello, Busquets, Renato Sanchez per Inglese, di tacco, bellissima per Marcello che la mette dentro. Tiro fatto male, però angolatissimo, doppietta di Marcello e ottavo gol in campionato per lui. Fine primo tempo, stiamo giocando veramente molto bene, siamo partiti male e poi ci siamo ripresi alla grande, due tiri a due, ma noi siamo stati più concreti. Vediamo di resistere adesso. Costas diventa buona per Inglese che appoggia a sua volta per Renato Sanchez e la parata di Roman, da dove è uscito, poi José non riesce a metterla dentro. Ma sarà calcio d'angolo comunque, lo batte i turbe, pallone dentro, allontanano via in qualche modo Renato Sanchez con il mancino, via Darmian. Ma continuiamo a spingere con i turbe che appoggia per Renato Sanchez, 1-2, Renato Sanchez, palla alle stelle, hai rotto un vetro, hai beccato una macchina parcheggiata fuori dallo stadio. Ci siamo ancora noi comunque, ci stiamo difendendo attaccando, i turbe sono sbilanciati, Inglese, Inglese, rallenta, vai dall'altro lato, bravissimo per José che ci prova al volo, gol incredibile, 3-1, ero troppo tentato dal tiro al volo e abbiamo fatto un gol incredibile, fammelo rivedere da mille angolazioni altrimenti vi faccio causa, no dai, cioè se questo non è un gol da vedere da mille angolazioni allora, cioè cosa sono i gol? Papera del portiere perché gli è passata in mezzo alle mani, però va bene lo stesso, 3-1, spingiamo ancora noi, 88esimo, ultima azione della partita probabilmente, bellissimo per Marcello per la tripletta con il piattone e tripletta, 4-1, incredibile all'Atletico Madrid e tripletta per Marcello, l'avevo già visto dentro quel pallone, 30, 45, 90, questi minuti in cui Marcello ha fatto 3 gol, è il secondo giocatore della nostra squadra a fare una tripletta dopo quella di Vitigno in 14 minuti esatti, l'arbitro comunque fischia la fine, non c'è più tempo e ci portiamo a casa 3 punti fondamentali, terza vittoria consecutiva, con Marcello che ovviamente si porta a casa il pallone, 3 tiri, 3 gol. A questo punto non ci resta che avanzare perché abbiamo la partita fondamentale contro il Paris Saint Germain, sono molto preoccupato perché ho paura di vedere la forma fisica dei miei giocatori. Facciamo comunque i nostri allenamenti e poi avanziamo lentamente nel calciomercato, non stiamo seguendo i piani, non mi interessa, i soliti piani
piani dei giovani, eccetera, che al momento non sto seguendo. E la forma fisica è questa qui. Pensavo peggio, ragazzi, pensavo peggio. Perché possiamo mettere Marcello a destra con Vitigno che ha riposato apposta, e poi Kostas me la deve giocare in questo modo. Oppure possiamo mettere Riley che ha 72. Sta salendo, ragazzi, perché era 71 quando l'abbiamo comprato, adesso è 72. Può giocare sia a destra sia a sinistra, e possiamo anche avanzarlo nel caso stessimo perdendo. Comunque, io il video lo concludo qui perché non ho più tempo. Volevo giocare anche questa partita, però non ce la faccio. Rischio di non riuscire a caricare in tempo questo video, quindi preferisco interromperlo qui e magari nel prossimo episodio recuperare questa partita andando a giocare appunto tutto quanto il mese di dicembre. Tutto no, però magari arrivare fin qui, fino alla partita contro lo Sporting Lisbona, concludendo quindi tutto quanto il girone. Così nell'altro video ancora inizieremo direttamente il calciomercato. Abbiamo pochi soldi, 4 milioni e 4, però proveremo a fare qualcosa, anche perché Ruiz può essere venduto, non sta giocando, inglese sta facendo meglio, abbiamo anche l'indiano, abbiamo anche David Villa, quindi se ci arriva un'offerta di 10 milioni per Ruiz sarà venduto. Detto questo, noi ci vediamo domani con un prossimo episodio, mi raccomando massimo supporto, lasciate tutti quanti un bel mi piace, noi ci vediamo domani, bella!